Questi sono gli effetti alle mie spalle dell'attacco avvenuto circa un'ora fa qui nel centro di Kiev. Questo era un albergo, l'hotel Alfavitto, siamo proprio nel centro della capitale a poche centinaia di metri dallo stadio olimpico. È stato un pomeriggio davvero complicato per la capitale, proprio oggi 31 dicembre, ci sono stati diversi attacchi. Questo attacco alle mie spalle all'hotel effettuato con missili e almeno altre 4 ondate di droni che si sono abbattute su tutta la città. Non abbiamo ancora notizie certe, ma sembra che un giornalista giapponese sia rimasto ferito, si parla anche di qualche vittima nel centro di Kiev. È una situazione veramente di grande pericolosità, la città si è sostanzialmente svuotata, molti cittadini di Kiev sono scesi nella metropolitana che in questo momento è ferma e non lavora, e tutto questo proprio nella giornata del 31 dicembre, quando la gente si stava preparando per celebrare, se non altro in casa, l'ultimo giorno dell'anno. Non si potrà uscire questa sera perché c'è il coprifuoco, la gente stava in casa preparando la celebrazione di questa sera e l'ondata di attacchi ha lanciato e lasciato nuovamente nel panico tutta la capitale ucraina.